Voglio davvero gonfiare qualcosa. Magari anche solo un palloncino. Poi potrei farmi mettere mi piace a una foto in stile Kim. Ma la mia amica è qui. Delizioso tè e panini alla Nutella. Sei pronta a incontrare la tua amica. Serviti pure. Delizioso. Che cos'è? Stai soffocando? Sei allergica alle nocciole? Oh no, dobbiamo chiamare il 118! Aiuto, la stiamo perdendo! Ma che succede? Lo shock anafilattico è finito! Aspetta un attimo, mi stai prendendo in giro! Oh, sei così carina quando ti preoccupi! Ciao, sto perdendo la mia amica! Qualcuno mi aiuti! Come osi? Io e la Nutella ce ne andiamo! A proposito, la mia Nutella mi ha dato un'idea per lo scherzo. Vediamo chi ride adesso. Spalma la Nutella sulla mano. Un perfetto strato di cioccolato. Ora chiama la tua amica. Oh, ho finito la carta igienica. Me ne porti un rotolo nuovo, per favore. Nel momento in cui lo consegna... Bingo! Tutto il braccio è coperto da qualcosa che assomiglia a... È quello che penso! Non posso lavarla, il bagno è occupato! Che schifo! Meno male che la mia vendetta è pronta! Disegna una macchia rossa sullo stomaco a forma di ferro da stiro. Usa un pennello e del trucco. E ora inizia a stirare. Assicurati che il ferro da stiro sia freddo. Oh, la mia camicetta è stropicciata! Fingi di appoggiare il ferro allo stomaco. Ai, che male! Poverina, fammi vedere! Mostra alla tua amica la scottatura. Non è per deboli di cuore. L'amica ti porta il primo soccorso. E... wow! La scottatura si lava via davanti ai suoi occhi! È il momento di confessare che era solo uno scherzo. E ora dovrai stirare un mucchio di vestiti per punizione. Ma poi fai un altro scherzo! Questa volta con colori in polvere. Metti la vernice in un contenitore e raccogline un po' sul pennello. La tua amica sta per uscire. Dille di incipriarsi il viso. Oh, sei così carina ad averlo notato! Ok, niente più pelle grassa. Il mio viso è l'unica cosa che brilla. Ehi, perché quel tipo mi ha guardata così? Ho qualcosa che non va in faccia? Aspetta che controllo! Oh, ecco come mi ha incipriata! Attendi la mia vendetta! La mia amica ha una nuova acconciatura! Wow, trecce super carine! Posso toccarle? Oh, per favore, no! Ok, non lo volevo così tanto! Credo che le trecce abbiano preso il controllo del cervello della mia amica! Hashtag narcisismo! E si fa sempre selfie! Forse il mio scherzetto la riporterà in vita! Siediti più vicina, come per fare una foto insieme! E lega le trecce alla sedia attraverso i fori dello schienale! L'amica continua la sua sessione egocentrica! Ma il problema è... che non riesce ad alzarsi! E ora deve portarsela dietro! Oh, aspetta! Vediamo chi vincerà! Prendi un pezzo di sapone e fallo a pezzi. Mettilo su un piatto. E ora prendi un pezzo di vera feta. Tagliala in pezzi uguali. Hai capito lo scherzo? Mettila insieme con i pezzi di sapone. Inserisci gli stuzzicadenti. E cospargi di erbe. La merenda è pronta! È un bel piatto di formaggio! Ora offrilo all'amica! La guerra degli scherzi è finita per davvero! È così commossa! Fino a quando non assaggerai il pezzo di sapone! Che diavolo è? Non ho mai mangiato un formaggio così! Certo che no! Nessuno l'ha mai mangiato! È sapone! Un bello scherzo, vero? Ed ecco qui lo scherzo della vendetta! Prendi un computer portatile Photoshop.
Metti la foto della tua amica in una cornice con una didascalia divertente. Stampa il poster ricercato per un pericoloso criminale. Ora chiama la tua migliore amica e invitala a fare una passeggiata. Naturalmente troverà un albero con un avviso. Io, ricercata! Oh no! Chi potrebbe fare una cosa del genere? Ok, è solo uno stupido scherzo. Oh no, guarda qui! Le foto sono ovunque! Dobbiamo toglierle velocemente! Chi condurrà l'operazione? Beh, la mia migliore amica, ovviamente! Ma la rivelazione non è lontana! Perché le prove sono ancora sul portatile! La vittima è furiosa! Mi sa che dovrò spiegarmi! Ma la riabilitazione non dura a lungo. E l'amica inizia un nuovo scherzo. Avrai bisogno del contenuto della borsa da trucco dell'amica. Nessun testimone? Cominciamo! Versa un pacchetto di gelatina in polvere. Ora aggiungi un bicchiere d'acqua. Mescola con un cucchiaio. Metti la sua cipria, il rossetto e altri trucchi nella gelatina liquida. E mettila in frigorifero fino a quando non sarà pronta. Pronta a truccarti? Ma ecco il problema. Non c'è niente nei cassetti. Tutti i trucchi sono spariti. Credo di sapere chi è stato. Dimmi, dove sono i miei trucchi? Oh, quelli! Ecco qua! Che cos'è? È una specie di gelatina. Beh, ha un buon odore. Quasi fruttato. Ma toccare questa gelatina gommosa è disgustoso! Come le è venuto in mente? Gnammi! Capita sempre così! Appena ti sdrai sul divano, qualcuno viene a darti fastidio! Pulire le finestre! Adesso! Davvero? Oh sì, sto pulendo tutto! Il che significa che anche le finestre devono brillare! Anche dall'esterno! Brr, chiudi la finestra, fa freddo! Ci sono finestre anche al secondo piano, comincia da quelle! Sembra che la maniaca delle pulizie non sia dell'umore e è pronta la vendetta! Cosa? Ha deciso di fingere una caduta dalla finestra e ha anche fatto una bambola con dei vestiti! Buttala giù sotto la finestra! Devi solo urlare! Ecco, ha funzionato! L'amica è sotto shock e sta scendendo! Ora devi spostare la bambola e prendere il suo posto. Ecco che arriva l'amica. Un po' di recitazione. Un po' di finta sofferenza. E poi confessa questo malvagio scherzo. Questo scherzo è davvero cattivo, fai attenzione, ok? Le persone emotive potrebbero non apprezzarlo. È così fastidioso quando il tuo incontro tra amiche viene interrotto dal tuo ragazzo. Ma non smettono più! Linguaggio infantile, soprannomi... Oh, hai finito! Oh. Beh, va bene, dammi un minuto col tuo telefono. Ora scambia il contatto del ragazzo con il tuo numero. E manda un messaggio deludente. Oh no! Ha detto che dobbiamo lasciarci! Chi ti sosterrà se non la tua migliore amica? Non resta che piangere sulla sua spalla. Se l'è bevuta! Campanello? Chi è? Oh, come osi venire qui? E lui non capisce che è nei guai. E l'amica felice registra questa drammatica scena sul telefono. Beh, credo che sia ora di confessare, no? Rilassati, è solo uno scherzo! Corri, ragazza, corri! Il karma ti prenderà presto. Prendi una dozzina di uova e un tubo di colorante alimentare nero. Spremi il colorante in una ciotola. E ora aspiralo con una siringa. Buca il guscio e riempi l'uovo con il colorante nero. Fallo con tutte e 10 le uova. E lasciale alla tua amica.
La tua amica arriva in cucina. Deve bollire le uova per l'insalata. Facciamolo! Il momento saliente è quando pulisce le uova. Oh, cos'è? È una specie di marciume. Oh, muffa! È andato a male. Niente insalata per me oggi. Aspetta, mangi un uovo marcio. Ma perché? Calmati, è solo colorante alimentare. Ma avresti dovuto vedere la tua faccia. Ora andiamo in bagno. Dov'è lo spazzolino della mia amica? Prendi un po' di peperoncino e strofinalo sulle setole. Rimetti lo spazzolino nel bicchiere e lascia la scena del crimine. Ed ecco l'amica! Cos'è? Mi va a fuoco la bocca! Forse è il dentifricio! No, credo sia tutta colpa della mia amica! E non ha intenzione di fermarsi! Prendi un burro cacao e una colla stick. Sono perfetti l'uno per l'altro. Togli il burro cacao dal tubetto. E inserisci la colla al suo posto. Un innovativo prodotto è in attesa sulla toeletta. Ed ecco la mia amica. Trucco leggero. E burro cacao. Ma è un po' strano. Oh, le mie labbra sono incollate. Te la farò pagare per questo. Ed ecco la ritorsione. Della colla e della gomma da masticare sono una bella combinazione. Ed ecco il protagonista dello scherzo. Uno scarafaggio rinsecchito. Applica un po' di colla sulla gomma da masticare. E decorala con uno scarafaggio. Rimettila con cura nella confezione. Ecco la mia amica. Vuoi una gomma? Certo, serviti pure! Ah! Uno scarafaggio! È disgustoso! Allora, hai rinfrescato l'alito? Ti sono piaciuti i nostri scherzi? Quale farai al tuo migliore amico? Scrivilo nei commenti! Metti mi piace al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nuove idee di scherzi di Trum Trum Select!